Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. In questo nuovo video mi è arrivato un bel paccone da Amazon. Allora, questo qui è un regalo di Mattia Berera per i miei 18 anni e ringrazio pure molto i miei iscritti. Comunque, come al solito, prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Allora. Scusate, ma il video io lo faccio col cellulare, ma ci si riesce tanto bene a farlo. E ora vediamo un po' cosa è uscito fuori. Allora, il film Tempeste sul Congo con Robert Mitchum. Qui Robert Mitchum è doppiato da Giulio Panicali. Film a colori, durata 96 minuti, lingua in italiano e in inglese. Golem Video 2014, vietato il noleggio. Poi è il film Odio Implacabile, sempre con Robert Young, Robert Mitchum e Robert Ryan. Odiare è come avere un fucile carico. Sempre distribuito da DINIT, prodotto dalla RKO. Odio Implacabile, senza limite, senza rimorso e senza ragione. Un piccolo gruppo di soldati accetta l'invito di uno sconosciuto di andare al bar a bere qualcosa a casa sua. Il giorno dopo l'uomo viene trovato morto. Le prove sembrano condurre tutte verso un unico responsabile, ma il capitano Finlay, che conduce le indagini, non è del tutto convinto che sia stato lui. Chi è l'assassino? Qual è il vero movente del delitto? Ok, allora. Tempeste di Hong Kong è un film d'avventura. Elena è vedova, un medico specializzato in malattie equatoriali. Quasi per continuarne l'opera, si reca in Congo come infermiera. Nel viaggio, scortata da una guida, Lonnie Douglas, che è Robert Mitchum, si innamora di lei. Giunta al villaggio, Elena apprende che l'anziana dottoressa è morta. Accetta il sostituto e Lonnie resta con lei. Dopo che Elena conquista la fiducia del re dei Baku, guardò degnone il figlio, ricompare un avventuriero di pochi scrupoli, vecchia conseguenza di Luney, in cerca di giacimenti d'oro. Avventura equatoriale per la coppia Howard Mitchum, che poco tempo prima aveva lavorato insieme al memorabile Il Temerario, che il Temerario è dell'RKO. Qui Robert Mitchum è doppiato da Giulio Panicali e in Odio Implacabile è doppiato da Gualtiero De Angelis, che non era il doppiatore suo, era il doppiatore di James Stewart e di Dean Martin, Gualtiero De Angelis. Comunque, andiamo a ambozzarli tutti e due. Qua un po' di immagini. Allora, comunque, questi ringrazio proprio Mattia Berera per avermeli regalati per i miei 18 anni. Comunque, li consiglio caldamente tutti e due questi film. Allora, Tempeste sul Congo pare che sia del 53 e stranamente è a colori. In genere si girano in bianco e nero i film dei tempi. Allora, apriamo. Ok, qui dentro troviamo il disco. Questo qui comunque è un film di avventura, quindi ve lo consiglio caldamente per chi ama questo genere oppure chi non ha mai visto film di avventura. E Odio Implacabile è un film drammatico. Comunque anche questo ve lo consiglio perché magari a chi piace il genere oppure chi non ha mai visto film drammatici. Ok, apriamo. Odio Implacabile comunque è in bianco e nero. Allora, durata del film sono 86 minuti. Ok. Apriamo. CD qua, solita immagine, solito librettino. Spiega il film.
altri film della collana da iniziare che io, che prima o poi dovrò comprare, che ne so, prenderò Duello sulla Sierra Madre con Mitchum, Il suo tipo di donna, Avventuriero di Macao, Bella ma pericolosa, e La Gang già l'ho comprato e già l'ho abbozzato. E niente, ci vediamo alla prossima.